Dove ci troviamo esattamente? Qui siamo nella sala lettura Copioni, così è nominata questa sala che si separa un po' dal resto della vita caotica del teatro. E è la sala Copioni dove i primi 3-4 giorni di qualunque produzione vengono lette le varie parti e dove si concepisce almeno in teoria quello che sarà lo spettacolo futuro. Qui avete fatto anche la lettura vostra, Sì, tu di sì, 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 Cristina. sì, sì, sì. Perfetto. Allora, siamo qua, che è l'Elfo Puccini, in compagnia di Gabriele Calindri. Io ringrazio veramente per questo regalo, anche Figurati, perché piacere. ti seguo da parecchio. Poi per me rimani il professore di The History Boy. Credo che ormai quello te lo porti dietro, però tanti tanti spettacoli. Dire che è il figlio di un grande del nostro teatro, Ernesto Calindri, però anche tua madre comunque è una... Sì. Anche Diciamo mio che... nonno. anche tua Sì, moglie! cioè, Perché... veramente. E ti dirò una cosa, Elisabetta Ratti, sua moglie, io mi sono innamorato di lei quando fece Camille Ah, beh, Claudel, ma come io ero un bambino, anche lei era una bambina. no? Sì, Così sì, sì. è Vabbè, stiamo bello anch'io. tergiversando. Ok, Gabriele Calindri, perché, giusto, no? Stavo dicendo Ernesto, perché sono qua, perché sei in scena, hai già debuttato, sarai in scena fino al 18 di novembre, Sala Bausch, con uno spettacolo che, allora, a me è incuriosito, a parte che io adoro Boris Vian come autore, qui però c'è un, sono due racconti che Cristina Crippa ha messo insieme. Domanda, sono due racconti, cioè, quello che vedremo sono racconti o è una fiaba? Allora, non nascondo che il racconto di Cristina si intitola La favola. E in realtà il vero titolo sarebbe questo. Diciamo che la cosa acuta che Cristina ha concepito è che ha trovato questo racconto, che è il suo, di Tommaso Landolfi. È il racconto di questo cane, di questa cagna che sta per morire e che racconta ai suoi cuccioli la più bella esperienza della sua vita. Un'esperienza che l'ha tenuta piacevolmente tormentata tutta la vita. Qual è? No, dobbiamo venire a vedere tutti. È come rivelare in un giallo, in Psycho, vero, però è un'esperienza assolutamente terrena e assolutamente anche imprevedibile, ma molto, molto poetica, ripeto, molto nostalgica anche. Lei poi ha incrociato questo racconto di Boris Vian, che si intitola Il lupo mannaro, e ha messo insieme le due cose, perché tutti e due i racconti raccontano di una notte di plenilunio e di una fuga in un centro abitato. Nel caso del racconto di Landolfi non si è sicuri, si sospetta, ma non si è sicuri che sia Roma. Nel Ah, Roma. caso di Boris Vian è Parigi. Parigi. E niente, questi due racconti non si incrociano mai, sono paralleli. Noi ci incrociamo spesso perché facciamo servi di scena all'altro durante il monologo di uno dell'altro. Siamo truccati e vestiti con peli, peluche, Siete cose due varie, animali. perché siamo due animali, esattamente. Nel caso, questo lo posso dire, credo, Ok. perché non è un... Tanto non dico cosa succede dopo, ma è già interessante magari stimolare la curiosità degli spettatori, che il mio racconto, che si intitola Il lupo mannaro, è un racconto a rovescio, cioè un lupo che Boris Vian definisce civilizzato, cioè un lupo abituato a stare con gli esseri umani, a osservarli, addirittura legge libri, si documenta, che Però. una notte, la notte di luna piena, viene morso da un licantropo e quindi si trasforma in Un un uomo. essere umano. Insomma, lì ce ne succedono delle Sì. Non abbiamo detto il titolo però di questo belle. Sì. Il titolo, spettacolo. che è la cosa in pratica fa da sintesi a quello che ho appena finito di dire, si Giusto. intitola Fuga in città sotto la luna. No, ok. Allora, e sono due, allora, due storie, due facce di uno stesso racconto in cui la prospettiva è capovolta. Possiamo dire perché? Beh, Cristina, almeno che io sappia, se non ci sono delle sorprese, ma non credo, Cristina non ha animali in casa, però li ama, molto. Io sono stracolmo, tra cani e gatti. Quindi non ti è stato tanto difficile No, calarti nel ruolo. anzi, è una dedica continua che io faccio sia al cane sia ai gatti, perché comunque il tema di fondo è che attraverso il capovolgimento di un punto di vista,
e in questo caso il punto di vista di un animale rispetto al mondo degli umani, ci può forse far prendere una piccola distanza e far vedere le cose nostre con un filo più di attenzione. Le domande, i dubbi, i tormenti, le paure e le gioie che un animale prova in questi due racconti, ti riportano anche a quello che sono le nostre paure, le nostre tormenti, le nostre gioie e te le fa vedere appunto da un altro punto di vista. Possiamo sapere quali sono i tormenti e le gioie che si assaporano durante lo spettacolo? Nel caso del testo di Cristina, cioè quindi il testo di Landolfi, lei vede le cose da cane, quindi ha questa immagine esagerata del proprio padrone, lo vede come non dico un dio, ma comunque veramente come un capo branco, no? In qualche modo. E ha come dire, un continuo ritorno di osservazioni su quello che fanno gli esseri umani, ma non giudica. Anche perché appunto il colpo di scena del suo racconto non ha a che fare con un essere umano. Ha a che fare con una rappresentazione di un essere umano. Nel caso mio è più facile da spiegare perché semplicemente il lupo, che viene descritto come un essere, contrariamente a quanto si pensa dei lupi, totalmente poco aggressivo e assolutamente empatico, tranquillo, che sta sulle sue, trasformandosi in un uomo, conosce una frenesia, una aggressività, un desiderio di accaparrarsi le cose anche con una certa violenza che lo destabilizza. Infatti, quando torna come Infatti lupo, ti sto chiedendo. teme di essere contaminato per il resto dei suoi giorni da questo sapore che lui non nega essere anche in parte eccitante. E qui si potrebbero aprire Chissà. libri di filosofia, forse come penso anche a te, amando gli animali e vedendo, secondo me, non nei loro occhi sempre questa innocenza comunque, che è quella che ti tocca come nei bambini. Devo dire che tutte le sere è una gran carica per me parlare di questi temi e di queste cose. Io non riesco a mangiarli, per cui Ah no, beh, siamo in due, quindi ecco, vedi, per cui. siamo in due. Una volta, una cosa, tu prima mi hai parlato che avete fatto una scolastica. Questo spettacolo è uno spettacolo, una favola per adulti o è solo rivolta magari a un pubblico più giovane? Cioè, a chi è rivolto? Secondo me io rischio di non essere troppo, di non fare un gran marketing in questo senso, a una persona appassionata come te che è venuta qui a farmi due o tre domande Ma grazie a te che hai accettato. e mi ha fatto la stessa domanda e io ti rispondo nello stesso modo. Secondo me è uno spettacolo di una tale finezza che non può che essere per adulti, dal mio punto di vista. Chiaramente io sono alterato perché spero che gli adulti ricevano tutte le informazioni che noi diamo. Stamattina la scolastica è andata benissimo, i bambini, perché erano tutti delle medie, si sono comunque divertiti. Alla fine abbiamo avuto un dibattito anche lungo, quindi molto bello e stimolante, ma è pieno di ironie, di battute, di riferimento, di sottintesi, di allusioni, che sinceramente lo vedo come uno spettacolo per adulti. Allora, che cosa vorresti che si portasse a casa lo spettatore dopo aver visto lo spettacolo? Beh, ti rispondo in due modi, in maniera più generalizzata uno e in una maniera più particolareggiata l'altro. Cioè, generalmente io spero che una persona esca da uno spettacolo con degli spunti di riflessioni abbastanza profondi. Dal momento che nel caso nostro specifico, parlo del mio racconto, si fa un riferimento molto chiaro all'aggressività dell'essere umano, mi auguro, qui vado più nello specifico, che, vabbè, noi stiamo parlando anche da vegetariani, ma che a livello a 360 gradi, o come disse un mio collega durante una riunione sindacale molti anni fa, a 365 gradi, confondendo, si cerchi di lavorare su questa cosa a tutto tondo però, vale a dire. L'aggressività non è solo picchiamoci per strada o andare allo stadio. L'aggressività è a volte trovare, come è stato il mio caso pochi giorni fa, senza motivo,
lo specchietto sbrindellato, preso evidentemente proprio a martellate, perché è stato proprio piuttosto che litigare per sciocchezze. Cioè, ho come l'impressione che questo spettacolo, nel suo piccolo, perché è uno spettacolo molto artigianale, che è uno dei motivi per cui mi piace farlo, che però nel suo piccolo possa veramente dare degli spunti di riflessione in tal senso. Tu invece che cosa ti porti a casa? Beh, innanzitutto io nella mia vita non ho mai fatto un monologo e quindi a 58 anni è la prima volta che faccio. In questo testo sono 15 pagine di copione a memoria. Quindi da quel punto di vista, lavorativamente parlando, è stato, lo è tuttora ovviamente, molto stimolante, molto bello. Senti, allora, visto che starete in scena fino al 18, ti va di dare l'appuntamento a loro? Oh, come no? Allora, noi siamo in scena tutte le sere. Dalle 19:30 alle 20:40, vogliamo esagerare, all'Elfo Puccini, alla Sala Bausch, la domenica invece alle 15:30. E se volete ascoltare veramente dei testi poetici con un linguaggio anche abbastanza inusuale, ma molto divertente, e anche farvi due risate vere, venite che noi vi accogliamo a braccia aperte, anzi, direi con le zampe Con le zampe. aperte. State a quattro zampe o state in piedi? Io ho dei momenti in cui sto State anche a a quattro quattro zampe, zampe. sì. Va bene. Allora io ringrazio veramente di cuore Grazie a Gabriele, perché te. madonna mi confondo con Ah Ernesto, sì, ma credimi. guarda, sono abituato, non è un problema. Mannaggia. E c'è una sorpresa che ci riguarda, ma che per il momento non diciamo. Per il È momento vi un'intervista diciamo piena di... di misteri, però. Per il momento vi diciamo di venire a vedere Fuga in città. Fuga in città sotto la luna. Regia Cristina Crippa, Elfo Puccini, ringraziamo Ferdinando che c'è stato Che ci spia. ci spia dentro di noi. E ciao a tutti. Grazie Ciao, grazie Ernesto. a te. Vedi, Hai visto? Hai Madonna, sul visto? finale. Lo taglio.